contro gli usurai. 20 anni dopo essere stato il primo museo in Italia ad adottare le fibre ottiche, il Museo Egizio di Torino stamattina ha presentato il nuovo allestimento del suo gioiello, la tomba di Ka. Grazie anche alla Irti Luce che ha deciso di investire nel Museo Egizio, ovvero in cultura. Sentiamo la direttrice dell'Egizio. Abbiamo trovato la possibilità di mettere tutto sotto un nuovo luce con LED, con un consumo bassissimo, parliamo di 3 watt ogni faretto, poi un colore che avvicina molto, quasi lo stesso con alogeno, ma è LED. Sotto l'illuminazione realizzata dalla IL di Luce di Torino vediamo i 504 reperti della tomba dell'architetto Ka e della moglie Merit, scoperta 104 anni fa da Ernesto Schiaparelli. Oltre alle due mummie, ai sarcofagi, tavolini, sgabelli, i vasi canopi, tuniche, vesti di lino, corone di fiori e persino cibo fossilizzato. Preservata dalle razzie dei tombaroli, la tomba di Ka è arrivata a noi intatta dopo 3.000 anni, uno dei reperti più importanti del Museo Egizio di Torino che si prepara all'assalto del 2011. I visitatori saliranno in alto con scale mobili e faranno la visita in discesa con meno fatica. Il restauro è cominciato nel 2009. Facciamo ogni fatica, è una grande coreografia per tenere il museo aperto durante la cantiere. La cantiere sarà nel cortile, limitato lì. In 2011. Poi apre la prima fase del museo, del nuovo museo, un grande ipogeo con una mostra temporanea. E poi si sposta la cantiera in cima dell'edificio, oggi dove si trova Galleria Savalda. E lì finiscono nel 2015.